Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Oggi parliamo di cuffie. Indossiamole e ascoltiamole. Le cuffie sono per mixare o masterizzare? È una delle domande che più spesso arrivano nei nostri forum via Facebook o per email. La risposta, come vedremo, va osservata da due punti di vista diversi e pone altre domande. È un argomento molto delicato, scendiamo consapevoli in un terreno spesso minato e che genera flames su ogni forum dove viene nominato. Cerchiamo di capire prima di tutto cosa e come ascoltiamo dalle casse in studio o in home studio. Questo non è un tutorial sul come si missa in cuffia, ne farò altri al riguardo, ma vuole essere una guida sul come affrontare questo argomento. La premessa importante, anzi importantissima da fare, è che il nostro test è stato effettuato considerando la reale utilità di un ascolto in cuffia a scopo di mix e master. Non ci sarà nessuna comparazione di curve, nessuna comparazione di analisi degli stili musicali, né tantomeno riferimenti al sound, perché sono variabili troppo personali e che vanno viste e provate sul campo e non possono essere discusse. Chi lo fa, secondo me, pecca di presunzione e invitiamo tutti i nostri follower a testare le cuffie personalmente con il proprio sistema. Una cuffia suonerà diversamente non soltanto nella conformazione fisica dell'orecchio, ma anche del preamplificatore che la pilota, ad esempio. Analizzeremo quindi i pro e i contro di un ascolto in cuffia mirato al mix e al mastering, non all'ascolto hi-fi, perché le domande che ci arrivano fanno proprio riferimento all'uso di questo sistema in questo specifico contesto. Vedremo anche perché un ascolto hi-fi non è utile allo scopo e perché bisogna ponderare bene i pro e i contro di questo sistema. Impareremo come si comporta questo sistema per poterne sfruttare pregi e difetti. Grazie alla consulenza tecnica di chi progetta cuffie come Andrea Ricci di Spirit Sound Torino, capiremo cosa influenza un progetto e come va direzionato in base all'ascoltatore, quindi al tipo di fruitore finale. Ho personalmente speso circa un mese tra test, informazioni, discussioni, contatti con i distributori e a volte acquisti personali per potermi impadronire del maggior numero di informazioni utili alla stesura di questo test, cercando di trasferire questo know-how anche a chi non fa il fonico di professione. Lo scopo era quello di indottrinarmi prima di tutto su un argomento sempre più presente negli studi pro e affrontare al meglio questa nuova esperienza di mix e master. Ma prima di addentrarci nel mondo delle cuffie, analizziamo per un momento come si ascolta la musica in studio attraverso i monitor e come questi interagiscono con l'ambiente. Trovate infatti un tutorial sul perché non si missa in cuffia sempre su questo canale, vi lascio comunque il link in descrizione. Due monitor posti agli angoli di un triangolo equilatero, a volte isoscele a causa delle conformazioni di alcuni studi di home recording, con noi ascoltatori posti nel terzo angolo, creano un panorama musicale ben definito che ci consente un ascolto ottimale in quello che noi chiamiamo sweet spot o punto di ascolto. In questo panorama, ad esempio, l'ascolto è indirizzato verso le nostre orecchie, che riceveranno non solo il suono emesso dai monitor LR, ma anche le influenze dell'ambiente intorno, non poche come possa sembrare, e ovviamente la combinazione dei due monitor che genera la percezione di quello che noi chiamiamo centro. Infatti una porzione di L finisce nell'orecchio R e viceversa, generando questa immagine. Abbiamo quindi una percezione di tre direzioni, L, R, che chiameremo side o laterale, e centro, che chiameremo mid o middle. Questo è l'ascolto standard che abbiamo in studio e che ci permette di controllare nelle fasi di mix il panorama di ogni suono, dandoci modo di bilanciare bene quello che si trova nel mid, come la voce, la cassa, il rullante e il basso, in un ascolto standard monocompatibile come nella musica pop, house, dance. Stiamo volontariamente lasciando fuori le interpretazioni personali dei mix e quindi controllare al meglio quello che generalmente si sposta più nei side
come le chitarre, le tastiere, i cori, i synth e gli effetti ovviamente di riverbero e delay. È ovvio che abbiamo generalizzato nella descrizione della suddivisione degli strumenti nel fronte stereo, ma sostanzialmente è ciò che si ascolta da un album finito. Se poi dobbiamo rendere monocompatibile il nostro disco o colonna sonora, è fondamentale avere un riferimento MID ben preciso, proprio per garantire a chi ascolterà da una sorgente monofonica, come ad esempio una cassa Bluetooth, gli speaker di un telefono, la TV e in discoteca, dove l'effetto stereofonico è assolutamente compromesso. Come ci insegnò decenni fa il dottor Amar Bose, dobbiamo necessariamente inserire la stanza nella nostra equazione, ossia il luogo dove noi stiamo ascoltando queste casse, che se studiata, trattata e sistemata rende l'ascolto ancora più analitico e preciso, ma in tutti i casi fornisce almeno il 70% del segnale ascoltato, nonostante possa essere parzialmente corretto dai software o dai DSP dedicati per la calibrazione dei monitor. Il corretto trattamento acustico ha un costo spesso superiore al costo delle casse stesse. Pertanto arriviamo alla necessità di ricorrere ad un ascolto più isolato, in modo da poter capire cosa si sta facendo in mix o in master, senza coinvolgere l'acustica della stanza e quindi compromettere l'uso delle casse monitor. È il dilemma di tutti i nuovi aspiranti producers che nel momento in cui si vedono costretti ad affrontare una spesa rilevante per il trattamento acustico della stanza, preferiscono investire parte dei soldi in cuffie più professionali che aiutano, forse più di una coppia di monitor mediocri, l'ascolto e la decisione in fase di mix. Ma c'è un ma. Può una cuffia darci lo stesso fronte stereofonico di un paio di monitor in studio? Siamo veramente in grado di poter sostituire con le cuffie un buon ascolto in studio senza dover spendere una fortuna nel trattamento acustico? La risposta è ni. Vediamo nel dettaglio, analizzando i pro e i contro di un ascolto in cuffia. Analizziamo prima i pro. La cuffia ci permette un ascolto isolato e meno influenzato dagli eventi esterni, a prescindere che la cuffia sia completamente chiusa o semiaperta. È ovviamente facilmente portatile, quindi possiamo usarla ovunque e soprattutto in viaggio. Costa molto meno di una stanza trattata e tarata. Non consuma elettricità, basta alimentarla infatti con l'uscita della nostra scheda audio o del nostro DAC. Posso averne più di una senza spendere tanto per più coppie di monitor. Non succede nulla se mi sposto da un punto di ascolto ad un altro, la cuffia infatti non è influenzata dal dover rimanere nello sweet spot dello studio. Suona spesso più dettagliata di tanti monitor in studio, quindi è più definita un po' su tutta la gamma e ci permette anche di cercare errori e rumori che potrebbero essere coperti dal rumore di fondo della regia. Ci dà un ascolto più dettagliato del segnale side rispetto al mid. Questo fa riferimento al video del perché non si missa in cuffia che vi consiglio di guardare. Possiamo ovviamente correggere alcuni dei difetti con un DSP o dei software dedicati, come vedremo. L'ascolto, anche con cablaggio bilanciato, si trova nelle cuffie più professionali. Le cuffie con il doppio driver danno più dettaglio su alcune fasce di frequenze. Potrebbe essere influenzato il pump pot a causa del crossover, ma se è ben progettato il problema viene facilmente risolto. Andiamo a vedere ora i contro. Come sappiamo, la percezione del mid è molto ridotta. Ascoltando in cuffia perdiamo la percezione del mid che si ha nello studio con i monitor. La distanza in centimetri tra driver interno alla cuffia e il padiglione auricolare è variabile e ogni volta coinvolge direttamente la percezione del padiglione. Perdiamo un po' di direzionalità. Ossia i monitor forniscono il 20-25% direttamente all'ascoltatore, il resto deriva appunto dal suono ambientale della regia come abbiamo visto. Nelle cuffie abbiamo solo un ascolto laterale completamente falsato rispetto a quello che è in studio e che quindi è più anteriore. Un altro fattore controproducente è il volume e quindi la pressione sul timpano. Quando alziamo il volume in cuffia, il driver spinge l'aria verso il timpano comprimendolo e limitando poi la percezione dinamica reale che si ha con un ascolto dai monitor. Le cuffie aperte sfogano l'aria in senso contrario al movimento del driver. Diventa
complicato capire la dinamica ed il mix dei compressori, quindi a volumi più elevati. Le cuffie più economiche sono spesso equipaggiate con un cablaggio sbilanciato del segnale. L'alimentazione dei due driver LR non è completamente isolata. Vi rimando ad Andrea Ricci per una spiegazione più approfondita di questo argomento. L'ascolto è suscettibile al progetto del pad, che compromette la direzionalità. Anche i pad, per come sono costruiti, possono modificare la percezione della direzionalità del suono. Le Audis, ad esempio, possiedono un pad che si stringe in avanti e inclina il driver verso l'orecchio. Le cuffie danno normalmente assuefazione e stanchezza nel tempo. Come vedremo, l'ascolto in cuffia non corretto stressa il nostro sistema uditivo. Un altro fattore è il costo elevato delle cuffie Pro. A volte si usurano meccanicamente molto più di una coppia di monitor. Necessitano di un matching accurato tra cavi, cuffia, amplificatore o DAC preamplificatore, dedicati non soltanto all'ascolto hi-fi, prima di arrivare ad una soluzione veramente ideale. Le cuffie con doppio driver hanno spesso problemi con il pan dei suoni nel mix. Come vediamo, i pro e i contro sono importanti e fanno riferimento non solo a un tipo di cuffie, ma a tutte le cuffie overhead, quelle per intenderci con il padiglione da appoggiare sull'orecchio. Per ora lasciamo fuori gli IEM, quindi gli in-ear, nel discorso mix e releghiamoli ad un uso strettamente recording o live. Ho intenzionalmente lasciato fuori tutto il discorso legato ai grafici, tanto amati dagli audiofili, sui quali vengono spese descrizioni sulle risposte in frequenza, spesso specchietti per le allodole che non rispecchiano mai il vero comportamento di un microfono, figuriamoci di una cuffia. Possono essere utili a capire cosa è stato pensato in fase progettuale, ma ci danno comunque una rappresentazione monodimensionale che viene fatta sull'analisi di un suono percepito da un driver, ma non ci danno alcun dato sul come questi driver si comporteranno in coppia o a quale distanza dall'orecchio siano posti. Non ci danno informazioni sulla dinamica, sulla pressione dell'aria verso il timpano, sulla stereofonia, né sulla percezione più o meno importante dei mid e side. Sono quindi completamente inutili per un fonico. So già che mi attirerò l'ira dei costruttori hi-fi e dei loro recensori sulle riviste specializzate. Pazienza. Consideriamo poi l'ultimo fattore, la conformazione fisica dell'orecchio, che rende critico ancora di più il comportamento di una cuffia rispetto all'ascolto effettuato da un'altra persona. Le nostre analisi quindi hanno puntato sui pro e i contro oggettivi di questo genere di ascolto, evitando di esprimere giudizi sul suono migliore o peggiore di una cuffia, ma cercando di soppesare proprio pregi e difetti su tutte le cuffie riferite alla fascia di prezzo a cui fanno riferimento. Paragonare una cuffia da 200 euro contro una da 2000 euro non ha senso per diversi motivi, come vedremo. Ecco la lista delle cuffie che ho provato in questo lungo test. Alcune mi sono state gentilmente inviate dai distributori ufficiali italiani che ringrazio, come Audio Natali e Spirit Sound Torino. Altre le ho dovute acquistare su Amazon a mie spese, altre erano già presenti nel mio studio. Partiamo dalle più economiche e ovviamente da quelle più usate attualmente negli studi. Mi sono basato sulle vendite degli store online e ho bypassato tutte quelle wireless. Salendo di prezzo, ho preso in esame quelle più standard, che troviamo facilmente sempre negli stores online, e salendo ancora nel professionale, quelle più famose e importanti anche come investimento. Ho preso in esame quindi le Audio-Technica ATH-M50X, 129 euro circa, le HPG K702 sui 133 euro circa, come vediamo sono anche delle Amazon Choice, le Grado SR80, 145 euro, quindi siamo in quella fascia di prezzo, le Beyer Dynamics DT990 Pro, un po' sempre sulle centinaia di euro, 120 euro circa, e ovviamente anche le DT770 Pro. Ho preso entrambe le versioni da 250 ohm. Poi le super classiche Sony
MDR7506 sono state anche queste un super must degli anni 90-2000 e le 7509 HD che ho in studio e che non sono più in vendita. Salendo di prezzo poi sono passato alla fascia medio-alta, quindi le Hollo S4X che sono quelle che ho visto spesso in giro, le Adam SP5, quindi siamo sulla fascia 400-500 euro, e le super classiche Sennheiser HD 650. Qui su Amazon troviamo soltanto i nuovi modelli 660. Salendo ancora nel professionale, ho chiesto ad Audiz le Audiz LCDX che sono distribuite in Italia da Audio Natali. Hanno ovviamente la connessione bilanciata e poi in ultima analisi le Made in Italy della Spirit Torino, le Titano Spirit appunto di Torino. Come vediamo sono cuffie che richiedono uno sforzo economico abbastanza importante, ma hanno anche una giustificazione, come vedremo, nell'ascolto di ciò che a noi interessa. Ma analizzato i pro e i contro, ora parliamo partendo dai vantaggi, ossia i motivi per cui dovremo scegliere una cuffia rispetto ad un ambiente trattato con dei monitor professionali. L'ostacolo principale, come abbiamo visto, è il costo, ovvero quanto costa farsi uno studio corretto acusticamente e quanto costa una cuffia adatta al mix. Prendiamo ad esempio uno standard professionale dell'ascolto in studio. Come vediamo, delle casse che siano in grado di darci un monitoring professionale non costano poco. Stiamo parlando ad esempio delle 8341 della Genelec, che si trovano sui 2800 euro circa, oppure le Genelec 8350A che utilizzo io, che costano circa 1700 euro l'una, a cui va aggiunto ovviamente il costo del trattamento acustico dello studio. E normalmente uno studio, anche home studio come il mio, trattato acusticamente in un certo modo, richiede una spesa superiore ai 3000 euro. È quindi la scelta primaria di chi inizia o chi vuole proseguire nell'allestimento dell'home studio senza dover spendere una fortuna. È un discorso prettamente economico. Diciamo di essere dei producer poco danarosi, ma interessati a migliorare il nostro lavoro di mix e master e soprattutto interessati a migliorare il nostro ascolto, evitando interferenze, fastidi e danni creati da un ambiente non adatto, che ci portano sempre a fare o a dire: i miei mix suonano belli da me, ma orrendi negli altri impianti. I pro, come abbiamo visto, sono tantissimi, uno su tutti il potersi spostare anche in altre location per poter continuare a lavorare, cosa che per me è basilare quando sono in tour o fuori per lavoro, avere un riferimento portatile. L'unica cosa da fare è quindi concentrarci sul come risolvere i contro. In questo la tecnologia ci può aiutare, e anche molto. Non saremo in grado di essere nel nostro studio professionale con una cuffia da 200 euro, ma salendo di budget, come vedremo, riusciremo a migliorare molto la percezione, quindi la nostra percezione ed i nostri ascolti. Andiamo ad analizzare ora tutti i difetti uno per uno e cerchiamo di capire come migliorarli. Il primo problema che dobbiamo affrontare nella fase di mix, ma soprattutto nella fase di mastering, è l'ascolto di tutte le frequenze il più flat possibile. Non abbiamo bisogno di un sound colorato, compiacente o addolcito, perché in questa fase di mix non saremo in grado di correggere i difetti della registrazione. Nessuna cuffia è flat di base. Quella che forse si avvicina un po' più è la HD650, ma comunque va corretta. In aiuto ci viene il sistema SonarWorks Reference 4, spesso recensito nel mio canale, quindi trovate anche dei tutorial sul come si utilizza il Reference 4. Crea una curva di risposta che corregge il colore della cuffia con un EQ in fase lineare, molto funzionale. Vi consiglio di scaricare il trial e provarlo con le vostre cuffie. All'interno di SonarWorks Reference troviamo già tantissime curve di equalizzazione. Vediamo il mio. Come vediamo sul sito SonarWorks ci mettono anche a disposizione un manuale su come scegliere la cuffia professionale e come utilizzarla.
un video test simile a quello che stiamo ascoltando in questo momento. E quindi anche loro fanno delle scelte in base alla fascia di prezzo, come vediamo, considerando anche l'utilizzo di cuffie, come vediamo, più costose e più professionali, come appunto le Audiz. Come vi dicevo, all'interno di Sonarworks troviamo tantissime curve di equalizzazione fatte da loro e pronte per poter essere utilizzate con le nostre cuffie. Le troviamo ovviamente nella configurazione dei preset, quindi qui dentro possiamo scegliere, aggiungendo un headphones, qualsiasi tipo di marca loro abbiano già pronta e testata, come ad esempio le Adam SP5 che abbiamo provato, oppure le Audio Technica, ad esempio le M50X, eccetera eccetera. Come vi dicevo, ogni curva viene poi corretta con una controcurva in fase lineare, quindi come vediamo avviene una correzione per poter rendere poi il target più flat possibile. Possiamo eventualmente poi scegliere di adeguare questa nostra linea di ascolto anche a dei target di ascolto più hi-fi, oppure modificare leggermente l'ascolto aggiungendo bassi o alti, quindi il tilt generale sulle frequenze. Inoltre è possibile avere un dry wet sul suono equalizzato e il suono non equalizzato. Senza l'utilizzo di Sonarworks avremo una eccedenza delle alte in quasi tutte le cuffie della fascia, chiamiamola economica, quindi quella sui 200 euro. Le ATH, ad esempio, sono le più frizzanti di tutto il lotto, quasi a rasentare il fastidio in alcuni momenti. Diventa impossibile usarle per creare un EQ o un bilanciamento sulle sibilanti o sui piatti della batteria. Con Sonarworks il problema si risolve, ma si avverte poi un piccolo sbilanciamento progettuale sui medi, il problema comunque inferiore rispetto a quello di altre cuffie. Stesso discorso per le Sony MDR 7506 e 7509, notoriamente più aperte sulle alte ma meno violente delle ATH. Le Hollo S4X ancora non dispongono di una curva di equalizzazione Sonarworks e mostrano una pessima gestione, a mio parere, del mid quando si alza il volume. Probabilmente, correggendo quella zona, si potrebbe ascoltare anche il side in maniera più bilanciata, ma di default sono progettate per avere un side molto contenuto rispetto alla percezione del mid centrale. Questo lo trovate anche in altre recensioni di altri professionisti come aspetto primario di questo genere di cuffia. In questo stato mi risultano un po' troppo, a mio avviso, scatolose per la fascia di prezzo in cui si trovano. Problema 2: manca un riferimento mid ben preciso. Come abbiamo visto, anche in questo caso, per aumentare la percezione del mid dobbiamo affidarci ad una soluzione software più economica, in grado di redistribuire un po' il segnale LR e viceversa. Canopener o altri plugin di questo tipo correggono leggermente la situazione. Vedremo un tutorial dedicato proprio ai software che servono per correggere questo aspetto. Vi consiglio comunque di scaricare il demo di Canopener e provarlo, è molto interessante. In alternativa esistono soluzioni hardware molto efficaci, come ad esempio il Phonitor o Phonitor di SPL, ma non proprio economiche. Lo vedremo recensito in un altro video che sto realizzando. Come vediamo, con questo sistema hardware possiamo scegliere la percezione del center o mid rispetto appunto ai side e la correlazione con l'angolo di ascolto. È una matrice hardware molto efficace. Alcune cuffie rispetto ad altre hanno un'espansione del side in base alla costruzione proprio del progetto, tranne le Hollo, che non mostrano un side evidente e difficile da decifrare. In questo caso Canopener può aiutare nella correzione. Audiz possiede un suo software per l'emulazione della room ed uno addirittura chiamato sistema Embody, che crea una mappa aurale del nostro orecchio, quindi un algoritmo che rappresenta virtualmente l'impronta fisica del nostro orecchio. Le emulazioni di altre software house sono meno precise ma interessanti, come quelle proposte da Waves o da Slate, e che modificano la percezione binaurale delle casse emulate nella stanza. Il problema 4, relativo ai padiglioni, quindi la distanza fisica tra driver e orecchio.
Questo problema fa riferimento al progetto stesso della cuffia, quindi in base alla distanza progettata tra driver e orecchio possiamo più o meno percepire la dinamica e le frequenze. Anche questo nei grafici non è rappresentabile, questo è un fattore che fa parte della personalizzazione dell'ascolto. In questo caso dobbiamo provare la cuffia e decidere se ci soddisfa o meno. È determinato proprio dalla percezione del nostro particolare personale padiglione. In questo alcune cuffie si comportano più correttamente di altre. Le K702 dell'HPG, ad esempio, pongono il driver troppo distante dall'orecchio e rendono il side super espanso, facendoci perdere il senso reale del fronte stereo. Hanno comunque tutte le cuffie una grossa esaltazione, come vi dicevo, delle frequenze alte, fuori dal normale. Il problema 5 ovviamente fa riferimento alla pressione dell'aria sul timpano. Ma non è un problema da sottovalutare. Più alta sarà la pressione dell'aria verso il timpano, minore sarà la percezione della dinamica. Ciò pregiudica un ascolto accurato dei transienti, persino le scelte fatte usando un compressore per intercettarli. Ovviamente alzando il volume tutte le cuffie economiche pregiudicano il bilanciamento e in questo caso entrano in gioco anche la qualità del driver, portando avanti i medi e gli alti rispetto ai bassi, ad esempio, il che distorce la percezione del mix balance. Meglio rimanere sempre a volumi contenuti e mediamente bassi. La pressione dell'aria può essere diminuita dalle cuffie aperte, che infatti ci fanno percepire meglio le frequenze basse anche sotto i 60 Hz, dove ovviamente il terreno si fa caldo per tutte quelle economiche, dove diventa ingestibile il mix sul low end. Per una definizione migliore di questa gamma siamo costretti a salire di fascia di prezzo. Le prime che ho trovato interessanti sono le Adam SP5. Possiedono un eccellente bilanciamento e definizione sui bassi, data dal doppio driver e da un ottimo crossover che non pregiudica il pan degli strumenti che si trovano sulle frequenze del crossover, appunto. Sono chiuse, molto chiuse, e quindi vanno utilizzate a volumi moderatamente bassi, perfette per il recording, soprattutto della voce. Le ODs, essendo magnetoplanari, di contro, sono super performanti a livelli di volume basso. Rimangono comunque aperte per garantire un'elasticità della membrana mentre oscilla. Le titano, come vediamo invece, hanno sviluppato un sistema di espulsione dell'aria posto sul pad, che alleggerisce la pressione sul timpano in maniera più elegante e proprio nella direzione corretta del driver, regalandoci un ascolto dinamico e superlativo a volume più sostenuto, dedicato agli amanti del volume alto. Infatti ad appoggiare le mani sulle cuffie aperte per iniziare ad avvertire questo aumento della pressione sul timpano e rendiamoci conto di questo concetto. Un altro problema è quello relativo all'ascolto bilanciato del segnale. L'ascolto sbilanciato non ci restituisce un ascolto left and right perfettamente coerente come accade invece con i monitor. Condividendo infatti parte del cavo, nel caso specifico la massa, una porzione di segnale di L finisce in R e viceversa. È sottile come differenza, ma esiste e serve proprio per emulare al meglio il concetto del mid. È una caratteristica del circuito di uscita delle cuffie che è progettata per questo scopo e non soltanto quindi del cavo, come riporta anche Andrea Ricci. Di contro le Audis e le Spirit offrono un cavo bilanciato per correggere al meglio questa imprecisione e si adattano a preamplificatori progettati per questo tipo di uscita. Ci occorre quindi, come vedremo, un'uscita cuffie bilanciata, ma funzionano comunque anche con uscita sbilanciata. Problema stress. Come per i monitor, il nostro orecchio compensa i difetti che percepisce. È un comportamento del nostro sistema uditivo, orecchio più cervello, in presenza di troppe medie adatta la curva uditiva facendocele percepire meno rispetto all'ascolto iniziale. Ciò è funzionale e oserei dire ottimale per chi ascolta musica, ma non per chi la deve mixare o correggere quella registrata, perché questo processo stressa e stanca il sistema uditivo, mentre in studio dovremmo rimanere in una situazione di relax. Se un violino, ad esempio,
è vetroso non è un difetto del violino, ma magari della ripresa del violino. Se la cuffia corregge questo di default, non saremo in grado di sistemare il problema della ripresa nel mix. Tutte le cuffie, come dicevamo, possiedono un colore proprio, ma anche delle caratteristiche in comune che vanno incontro all'esigenza di piacevolezza dell'ascoltatore hi-fi e non del fonico. Ecco perché anche in questo caso Sonarworks torna utile per controbilanciare questa scelta di marketing. Se sommiamo questo colore alla pressione sul timpano, abbiamo la combo perfetta per un ascolto stressante e poco produttivo, soprattutto indossando le cuffie per ore e ore al giorno. Nessuna cuffia della fascia economica riesce ad essere poco stressante. Nella fascia media qualche cosa cambia in fatto di pressione e direzionalità. È il costo di una progettazione migliore. La curva di intervento di Sonarworks ci aiuta nell'ascolto. Nella fascia alta, ancora una volta, Audiz si dimostra più versatile. Nonostante il peso, 670 grammi, rimane confortevole sulla testa, anche dopo diverse ore di lavoro. La LCDX continua a dare la sensazione corretta nella fase di mix, meno in questo caso le Titano, che invece correggono le medio-alte per un ascolto più soft dei transienti. Lo stesso che accade per le Audiz, ma vengono corrette sia dal proprio software in dotazione scaricabile dal sito di Audiz sia da Sonarworks. Le Titano di contro rimangono delle eccellenti cuffie per l'ascolto finale e meno forse per il mix. Problema costo. In questo caso il costo è indice di tecnologia, progettazione, materiali e affidabilità, che sale vertiginosamente per le cuffie pro testate. I vantaggi sono però molteplici rispetto agli svantaggi dati dal costo. Va ovviamente riferito alla fascia di prezzo di appartenenza, quindi nella fascia medio-bassa troviamo una buona performance delle DT990, delle Grato SR80, delle 7506 della Sony, a discapito di un ascolto molto fashion sulle altre cuffie. Nella fascia media le Hollo purtroppo perdono su tutti i fronti, paragonate ad esempio alle Sennheiser HD650 e soprattutto alle Adam SP5, che possiedono una eccellente definizione sui bassi e un trattamento del side rispetto al mid molto molto ben bilanciato, non perfetto come sulla fascia pro. È possibile migliorare il comportamento generale di tutte le cuffie utilizzando un DAC preamplificatore professionale dedicato a questo ascolto. Ne abbiamo provati diversi, li vedremo nei prossimi video, ma al momento l'Oto, distribuito da Spirit Sound, migliora notevolmente il segnale verso la cuffia, garantendo un'alimentazione corretta del circuito e dando una definizione del fronte stereo ottimale e più performante rispetto all'uscita cuffie delle schede audio, ma soprattutto dei computer portatili, come ad esempio il MacBook. Per il mio MacBook ho acquistato il Loto o Loto VS1 portatile, a cui posso collegare sia le cuffie con attacco jack standard, sia jack bilanciato, disponibile sia sulle Audiz che sulle Titano, migliorando ancora di più questa risposta in definizione. Il VS1 costa 165 euro sul sito di Spirit Sound Store, che hanno l'esclusiva in Italia, ed è acquistabile appunto direttamente dal sito. Anche i cavi sono oggetto di un possibile miglioramento o peggioramento, e alcune ditte costruttori artigianali ne realizzano appositi per la migliore alimentazione possibile del segnale. Sconsiglio vivamente i cavi in vendita sugli store come ad esempio Amazon. Li ho acquistati e testati, in questo caso quelli delle Audiz, che comunque costano circa 50 euro ma distruggono completamente il segnale sui bassi. È quindi consigliabile, anzi straconsigliato, cercare di farli ricostruire in maniera più dettagliata da artigiani in grado di utilizzare materiali migliori, oppure acquistare direttamente le parti originali di ricambio dal distributore o da altri siti come ad esempio eBay. In definitiva, sostanzialmente, come spesso accade, chi più spende meno spende, e rimanendo nella fascia medio-bassa possiamo correggere alcuni dei difetti
nella risposta in frequenza delle cuffie, ma non tutti, quelli derivati dalla gestione della direzionabilità, quindi dal progetto della cuffia stessa, e dalla pressione e definizione sui bassi che non possiedono in nessun caso. La fascia medio-bassa non crea una buona messa a fuoco delle frequenze basse, quindi facendoci immaginare quello che accade, ma non regalando una vera e propria definizione reale. Se volessimo quindi mixare bene la zona low-end, è necessario salire il gradino del prezzo. Nella fascia medio-alta troviamo le Adam SP5 che, anche se chiuse, danno una fotografia eccellente del low-end, importante per chi missa spesso suoni in questa fascia di frequenze. In accoppiata, ad esempio, con le classiche HD650 risultano un eccellente compromesso se usate entrambe e con le correzioni che possiede il software Reference 4 di Sonarworks. Le Hollows fortunatamente non riescono a scendere così in basso per capire cosa accade in fase di mix e non esiste ancora una correzione Sonarworks dedicata all'S4X. Nella fascia alta le Audis si confermano regine del mercato reference proprio per la dotazione di software proprietario e non che le accompagna e per la correzione necessaria a tutti i tipi di cuffie per questo specifico campo di lavoro. Nel mix e nel mastering, dove è fondamentale ascoltare i difetti di una registrazione o di un mix sbilanciato per poterli correggere al volo, non sono la soluzione finale. Utilizzate senza correzione hanno comunque un'attenuazione sui 3500 verso i 5000 che ammorbidisce i transienti, come anche per le Titano e altre cuffie di questa fascia di prezzo. La risposta dinamica delle Audis a volume basso è superlativa, mentre alzando il volume aumenta leggermente la pressione sul timpano. È un problema parzialmente risolto dall'apertura laterale. Offrono una delle scelte migliori nel mercato, se non la migliore, per questo campo specifico. La connessione bilanciata delle Audis e delle Titano garantisce un miglior passaggio del segnale stereo, alzando ancora l'asticella verso un monitoring più perfetto. La domanda finale quindi è: possiamo mixare in cuffia? Possiamo iniziare a pensare di poter mixare in cuffia, anche in cuffia, ma a patto di avere un ascolto finale sui monitor esterni che ci dia la risposta sul lavoro eseguito, soprattutto per il bilanciamento corretto del mid e side, oltre che delle frequenze. Le nuove tecnologie messe in campo negli ultimi decenni hanno creato un vero e proprio mercato dell'ascolto in cuffia, generato dall'uso di iPhone e lettori di vario tipo. Ciò ha portato a una spinta verso l'alto anche della tecnologia relativa al mix e al mastering. Possiamo paragonare un ascolto in studio o in uno studio di mastering super pro all'utilizzo in cuffia? La risposta è no. Non sostituisce la definizione di uno studio ben realizzato e suonante, ma ci si avvicina veramente tanto a patto di spendere per il top in campo cuffie e software. Quindi cuffia, pre-DAC dedicato, software dedicato. Non arriveremo comunque a spendere quanto uno studio insonorizzato e trattato. Provengo dalla scuola del mix in studio, adoro mixare in studio e definire il mix e il master in un ambiente non troppo riflettente. Mi piace però guardare avanti, guardare anche alle novità, alle esigenze della nuova generazione. Sono stato stimolato sia da Volettori sia dagli altri colleghi in questa avventura binaurale e devo dire di aver anche incontrato persone preparate e competenti che pazientemente si sono messe a mia disposizione per rispondere alle domande e alle curiosità di chi, come me, viene da un ascolto completamente diverso. Grazie quindi a Francesco Donadel per l'incitamento e l'introduzione, ad Andrea Ricci di Spirit Sound di Torino, che ha dipanato tutti i dubbi in fatto di cuffie e ascolto che mi ero posto. Grazie al gruppo di Studio One Pro Italy, dove ho trovato più domande che risposte, a Francesco Passarelli per la collaborazione in questa stesura, grazie a Silvano Ribera per la consulenza Old School, grazie ad Audio Natali e Audis per aver messo a disposizione le loro cuffie e grazie a Spirit Sound per avermi inviato le Titano da testare. Nei prossimi video vedremo come utilizzare le cuffie e i software per provare a fare dei mix e dei mastering interamente in cuffia. Quindi rimanete sintonizzati sul canale, iscrivetevi, lasciate i vostri commenti in descrizione, cercheremo di approfondire poi l'argomento nei prossimi video ed analizzeremo anche altri sistemi di ascolto in cuffia che troviamo
in vendita sempre in questo momento. Per il momento è tutto, ciao, a presto! Spero che questo tutorial vi sia stato utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio, nei corsi online, sul sito proaudiolearning.com o jgrstudios.com, dove gli argomenti vengono trattati in maniera semplice ed accurata, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirci su Facebook, YouTube e MusicOff. Se volete contribuire alla realizzazione di questi video gratuiti, iscrivetevi anche al canale Patreon, dove ne troverete altri esclusivi ogni mese. Per il momento è tutto, ciao, a presto!